da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrente Mercogliano Avellino. Non sono bastate le serrande per proteggere le scatole chiuse di Parco Santo Spirito Manganelli. Ancora tracce di raid e giacigine, degrado di quella che doveva essere la Casa del Gusto, fiora all'occhiello del polmone verde. Ladri e vandali hanno spolpato fino all'osso gli impianti e le suppellettili installate per attrezzare la struttura che, secondo il progetto iniziale dell'opera, doveva aprire le porte a eventi di carattere enogastronomico, dove presentare e valorizzare i prodotti tipici del territorio. Lo stabile, nonostante gli accessi siano stati blindati dal comune, continua a essere infatti visitato, soprattutto di notte. Distrutti i servizi igienico-sanitari, così come persino degli ascensori destinati a pubblico e personale, resta ben poco. Al piano superiore dell'edificio collegato al cuore del parco con un ponte, coperte e residui di bivacco testimoniano la presenza di senza tetto e coppie a caccia di intimità, nonostante il degrado dei vari ambienti. Da Casa del Gusto, Grand Hotel Santo Spirito, il passo è stato breve, visto che il polmone verde è stato inaugurato nel luglio del 2010. Un peccato, visto che il parco è intitolato successivamente al compianto capo della polizia, Antonio Manganelli, soprattutto con la bella stagione, è molto frequentato, meta di chi cerca il relax e la forma giusta. E al parco fanno capolino anche i nostalgici delle bocce, il bocciotomo abbattuto per motivi di sicurezza poco tempo fa. Lei da quanti anni ci manca da questo posto qua? Lei veniva a giocare a bocce? Sì, sono 2 anni. No, sono 3 anni che ce l'hanno tolto. Perché dicevano che non stava a distanza con vicino al fiume. Comunque avete giocato in questa struttura? Sì, siamo 6-5 anni a giocare. E voi adesso venite ogni giorno perché vi manca la casa? La casa, perché noi poi andiamo a fare i campionati italiani a Torino, cose, perché non è che giocavamo sul qua. Quanti ne eravate? Una 20. La società come si chiamava? Perché c'era una società di bocciofila. Porta Puglia. Quindi era anche un passatempo, però insomma uno sport che vi permetteva anche di stare insieme, sì, girare, sì, l'Italia. Qual è il rammarico più grande? Dopo giocare 30-40 anni, la mancanza la sente.